blitz della polizia nella curva della Juventus. I capi dei gruppi ultrabianconeri sono stati arrestati questo lunedì nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Torino, che ha portato a 12 arresti e 37 indagati. Le accuse nei confronti degli ultras sono associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata. I leader della curva della Juventus avrebbero messo in piedi una capillare strategia criminale per ricattare la società bianconera dopo che la Juventus aveva deciso di interrompere una serie di privilegi concessi ai gruppi ultra. E quanto emerge dall'inchiesta della polizia, partita un anno fa da una denuncia della stessa società bianconera. La Juventus è parte lesa, spiega la Digos di Torino. L'indagine coinvolge tutti i principali gruppi del tifo organizzato: Drughi, Tradizione Antichi Valori, Viking, Nucleo 1985 e quelli di Via Filadelfia. Un anno fa l'inchiesta Alto Piemonte svelò i contatti tra alti dirigenti juventini e capi ultra. Allora la Juventus, mai indagata per quelle intercettazioni, aveva denunciato di essere stata costretta a difendersi da azioni ricattatorie.